Ciao a tutti ragazzi, domenica mattina sono in giro per Cesano, ho detto faccio un video sulle partite di ieri sera, per grande Atalanta 4-1 a Sassuolo ragazzi, praticamente in casa ho giocato. E poi cosa vi dico, la Juventus ha vinto contro la Spal, sembra che hanno vinto contro la Madrid. Per carità, sono forti, hanno fatto una partita dove meritavano di vincere anche 5-6-0, c'è stato un grande beviscia, però devo essere onesto, la prima mezz'ora io ho visto una Juve lenta, poi ho sentito che anche Dybala ha detto, quindi vuol dire che qualcosa ci capisco anche io di calcio, poi chiaramente hanno accelerato e tutto, è venuta fuori la categoria Juventus 5 categorie superiori alla Spal. Niente, migliore in campo, Berisha per la Spal e per la Juventus chiaramente dico Pjanic, Eurogol, CR7, Dybala. Poi tutta la Juve bene, qua sono tutti questi qua. Adesso entro in macchina e parlo della mia Inter, giusto? Ok. Eccomi qua ragazzi, sono in macchina. Allora, due cose sulla mia Inter. Allora, ci sono state molte cose positive e una cosa negativa, che già sapete, penso. Allora, una bella Inter. Conte ha messo dentro subito Sanchez, Gagliardini e Bastoni. Un Inter che non ha risentito di questi tre cambi. Un Inter ormai fatta alla Conte, su misura, può entrare chi vuole, a quanto pare non cambia il risultato. Una bella prestazione convincente contro una Samp, aveva detto inesistente ragazzi, inesistente. Cose positive, cosa sono? Secondo me Bastoni è veramente forte ragazzi, 20 anni, ragazzo di personalità. Ha fatto una partita con una sbavatura quando ha preso l'ammonizione, non so su chi, e comunque fa tutta la partita, ha fatto col giallo e l'ha fatta degnamente e egregiamente, altrimenti muoio. Quindi gli dico bel Bastoni, bel giocatore ragazzi, 20 anni, siamo a posto dei prossimi 10 anni, non ha fatto sentire la mancanza di Godin o di D'Ambrosio, la fate voi, neanche di Ranocchia, dico così. Bene Gagliardini, poi c'è da dire che Gagliardini ogni tanto le fa belle partite, ieri è stata una di quelle, una bella prestazione da parte del Gagli, ha fatto pure gol, un gol della tranquillità. E un Sanchez invece devastante, 2-0, è entrato nei due gol, uno di schiena sul tiro di Sensi, l'altro ha aumentato la porta, l'ha messa dentro. Però la cosa negativa è questa, che Alexis, ragazzi, dovete passare comunque, te lo dico. Alexis, un giocatore veterano, arriva dall'Inghilterra, sa come funzionano queste cose, le simulazioni vengono punite. Cioè lo vedevo sul 1-0, sul 2-0, che diceva ragazzi calma, stiamo tranquilli, fate così, fate colà, dettava un po' i movimenti, faceva il veterano. Per il veterano poi cosa fai? Dopo un minuto ti butti in aria così. Io non è una critica. Però questo giro è andato bene, perché eravamo di fronte alla Sampdoria. Ma la prossima volta non parlo più, perché se sei contro un Milan, contro una Juve, contro un Napoli, contro una Roma, una partita che sei 2-0, in trasferta così la perdi. Ieri è andata bene, ma non sempre ci può andare bene. Vabbè, io su questa cosa qua non tollero, perché è stata un'ingenuità da parte di uno che ne sa, di uno che gioca a calcio. Quindi voglio mettere le mani avanti, voglio parlare dopo, no? Quando poi succedono a Torino, all'Olimpico o a Napoli. Sono cose che non devono succedere a prescindere, non ti devi buttare in questo modo. Perché è una partita dove potremmo dilagare e alla fine di rischiare, sinceramente ho convinto di vincere, anche 10 contro 11, ho visto una bella Inter tosta e tutto,
Certo. E ne dietro questa partita qua la perdevi, solo con Mu che portava a casa. Mi ricordo anche l'Inter Samp in casa 9 contro 11. Almeno non vorrei dire una cavolata. Vado a memoria. E niente, dunque. Un incidente di percorso, mettiamola così. Mi spiace che adesso non gioca contro la Juventus. Domenica sera c'è la Juve e lui non ci sarà. E la cosa mi dà fastidio, molto fastidio, devo essere onesto. Per il resto tutto a posto, ragazzi, siamo primi. Adesso mercoledì il Barcellona. Cosa devo dire, cosa sul mercoledì il Barcellona? Stiamo qua, godiamoci il primo posto. Stasera godiamoci una bella partita Fiorentina-Milan, spero di vederla. Ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Forza Inter, siamo primi, amala sempre. Sono arrivati dei miei, a costo. Ciao a tutti, ragazzi. Buon weekend, anzi, buona domenica da Massimo. Ciao belli, forza Inter.